Un saluto, un buongiorno a tutti voi che siete venuti per questa giornata di riflessione, di meditazione sulla resurrezione di Gesù e sulla nostra resurrezione. È certamente questo il fondamento della nostra fede. E io sono convinto che l'attuale crisi di fede che attraversa tutta la Chiesa, ma soprattutto la Chiesa del mondo occidentale, sia dovuta proprio all'indebolimento della fede nella resurrezione, nella vita eterna. Perché il cristianesimo, a differenza di altre religioni, non si nutre tanto di culto, di dottrina, di dogmi, anche se ci sono. Ma il cristianesimo è innanzitutto una partecipazione alla vita di Gesù Cristo, è un'adesione a Lui, è una fede in Lui. L'ho detto tante volte e spero che l'abbiate capito, ma alla fin fine il cristianesimo può fare a meno della religione. È davvero come diceva, perché è morto il mio amico, il filosofo Gaucher, le cristianisme è la religion de la sortie de la religion. Il cristianesimo è la religione che richiede l'uscita dalla religione. Siamo nati così. Il cristianesimo è nato per una rottura religiosa col giudaismo operata da Gesù. E il cristianesimo continua ad avere questa dinamica dentro di sé proprio perché il motore, il nucleo incandescente è la fede nella resurrezione. Questa vita non è una vita che si chiude per sempre, la morte non è l'ultima parola. Oltre alle realtà visibili ci sono delle realtà invisibili. C'è una vita che ci attende, anche se noi non riusciamo bene a percepirla, a conoscerla e a leggerla e soprattutto a descriverla. Però il cristianesimo o è questo o non è. Cade il cristianesimo senza la fede nella resurrezione. E purtroppo noi viviamo un paradosso, una grande contraddizione. Perché voi sapete che un'inchiesta non campionaria, ma diretta quindi con una forte autenticità, fatta 2 o 3 anni fa da istituti di ricerca italiani e dalla stessa famiglia cristiana, dava come risultato che soltanto il 25-26% dei cattolici credevano alla resurrezione di Gesù. Pur dicendosi cristiani, pur frequentando l'Eucaristia domenicale, pur ritenendosi dei cristiani a tutti i diritti e in una condizione
oserei dire non riprovevole. Ma a molte domande su Gesù rispondevano affettivamente, giunti a quella: ma credi che Gesù è risorto e che noi risorgeremo? Ma. E voi capite che con questo cade veramente il cristianesimo in un abisso. Allora cerchiamo oggi di capire, ascoltando le scritture come sempre, facendo obbedienze, cosa ci viene tracciata come via per comprendere la resurrezione di Gesù e soprattutto per crederli. Parto dalla constatazione che chi legge la Bibbia ha una certa consuetudine con le scritture, si rende conto che nell'Antico Testamento il tema della resurrezione e di un'altra vita è, potremmo dire, assente. Mentre nel Nuovo Testamento, in una varietà di modi, si continua sempre a tornare a echeggiare la morte e resurrezione di Gesù. Nel Nuovo Testamento è proprio la fede della resurrezione di Gesù che modella tutti gli aspetti della vita cristiana. La prima comunità cristiana, quella che potremmo dire chiesa nascente, sentiva la fede della resurrezione come il fondamento della sua esistenza, il fondamento del suo operare nel mondo. Anche se i cristiani si ponevano molte domande sulla resurrezione. E anche se i cristiani subivano molte tentazioni, dovute soprattutto a concezioni culturali e religiose della marea pagana, multiforme, imperiale, in cui erano immersi, che aveva tante immagini dell'aldilà. Ma andiamo per ordine, e nessuno si scandalizzi, poi eventualmente lasceremo un po' di posto alle domande, in modo che chi è turbato possa avere delle spiegazioni più chiare, più convincenti. La prima cosa, va detto che l'uomo biblico dell'Antico Testamento, il credente, da Abramo a Israele, a Davide, ai profeti, insomma quello che è il credente per eccellenza nel Dio vivo e vero, il Dio di Israele, era un credente che sentiva lo scandalo della morte, la sentiva come un'ingiustizia. E la morte resta sempre un evento di lutto, di dolore, di separazione,
resta anche per l'uomo dell'Antico Testamento il grande nemico, seppur siamo in un tempo antico, in una cultura in cui certo la morte era meno drammatica di quello che possiamo vivere noi nella nostra società oggi, che avendo espulso la morte, rimosso la morte, va alla morte impreparata e la morte è soggetta a diventare più tragica di quello che dovrebbe essere grazie all'aria e alla cultura che respiriamo. No, l'uomo dell'Antico Testamento piangeva la morte come noi. E tuttavia non credeva in un al di là. Pensateci bene. Tutti quelli che sono i nostri padri nella fede, gli ebrei, non credevano che ci fosse un al di là. Nell'Antico Testamento mai si parla di al di là. La morte è morte per sempre. La morte è la fine dei legami, non c'è un'altra vita. Credo che a molti di voi faccia effetto quando cantiamo nei Vespri, cantando i Salmi, non i morti ti lodano, Signore, né quelli che scendono nell'inferi, ma solo noi che siamo vivi ti possiamo lodare. Era la convinzione chiara degli ebrei che ancora noi cantiamo da cristiani dicendo una bugia, perché noi ormai sappiamo che non è vero questo che cantiamo. Anche i morti lodano il Signore, anche quelli che scendono agli inferi lodano il Signore, ma nell'Antico Testamento no, la morte è morte per sempre. E gli ebrei tutt'al più speravano, se volete, il premio non nell'aldilà, ma nell'aldiquà. Tutti i credenti dell'Antico Testamento si aspettavano un premio per il loro buon operare, per la loro obbedienza alla Torah, era semplicemente perché qui, nella vita reale, concreta, avrebbero ricevuto da Dio salute, beatitudine, gioia, pace, tranquillità. Era una concezione solida questa, che ha durato per secoli. I giusti sono premiati da Dio e i malvagi sono castigati. Ma questa concezione teologica per il mondo sacerdotale, per il mondo, se volete, dei maestri della sinagoga, e che era anche la concezione del popolo, qualche volta sembrava andare in frantumi. Perché? Perché l'esperienza della vita ci mostrava dei giusti che erano perseguitati e avevano una vita con molti dolori e sofferenze, e delle persone malvagie che stavano benissimo, campavano tanti anni ed erano felici. Hanno impiegato molto a capire questo. Ma in fondo è significativo che un libro come Giobbe è entrato nella Bibbia per dire che un tormentato come Giobbe era giusto, eppure è il tormentato per eccellenza. O nei profeti il servo del Signore, ma poi altre figure profetiche sono perseguitate, sono portate a morte, uccise, eppure
sono loro i giusti. Israele ha una gran fede in Dio, che è un Dio vivente. E quindi vedete la polarità paradossale. Da un lato Dio è vivente. Se è vivente, vivente ieri, oggi e domani. E il credente invece vive un frammento e poi è la fine. Come è venuto al mondo, se ne va. E hanno cominciato a chiedersi, ma è possibile questo? È possibile che Dio, se è con me tutta la vita, fedelmente accanto a me, poi nella morte mi abbandona, non sarà più con me? Queste sono le domande drammatiche che si sono fatti i credenti. Se Dio fa alleanza con il credente, con l'uomo giusto, credente e uomo giusto nella Bibbia è la stessa cosa, e questa sua alleanza è fedele, è eterna, addirittura è unilaterale, Dio la fa, che l'altro partner, noi, siamo fedeli o siamo infedeli? E allora lui può abbandonarci nella morte e da quel momento non essere più il nostro Dio? Domande. Certamente nel cuore dei credenti queste domande noi non possiamo seguirle e sapere, conoscere tutti i loro meandri e eventualmente gli arretramenti, le contraddizioni patite, il lavorio, però c'è stato per secoli. E ogni tanto noi abbiamo degli sprazzi. Ve ne dico qualcuno. Quando si scrive la Torah, lo scrittore attesta che prima ancora che ci siano i credenti, prima di Abramo, prima degli ebrei, un uomo dell'umanità, attenzione, cui Dio non si è rivelato, Enoch, siccome camminò con Dio sulla terra, cioè fece ciò che Dio voleva, allora Dio lo rapì in cielo con lui. Questo viene detto nel libro della Genesi, avete presente quando c'è la lista dei nostri padri, si parla di Enoch, il quale camminò con Dio e Dio lo rapì con lui. E se lo rapì con lui, vive in Dio. C'è una vita all'aldilà. Ma non solo. Quando muore Mosè, Mosè muore, voi sapete, dice il Deuteronomio, come un bacio di Dio sulla sua bocca. Dio l'ha baciato e gli ha preso il respiro e la tomba di Mosè si è mai trovata. Mai! Per cui gli ebrei cominciarono a dire Dio se l'è portato con sé in cielo. L'ha baciato e l'ha portato con lui. E hanno cominciato a parlare di un'ascensione di Mosè. Tema che corre ancora ai tempi di Gesù, anzi, noi abbiamo degli apocrifi
tra cui l'Ascensione di Mosè. Ma poi, più eclatante ancora, che conoscete tutti, è il rapimento del profeta Elia. Elia, quando viene la fine della sua profezia, Dio gli chiede di incamminarsi oltre il Giordano, di lasciare dietro a lui il discepolo Eliseo, e mentre camminano uno accanto all'altro, ecco, arriva un carro di fuoco, Elia vi sale sopra, il carro di fuoco va verso il cielo, Eliseo resta a terra, Elia gli getta il mantello profetico per dire: sei tu adesso profeta, l'erede? Ma Elia è in cielo con Dio. E gli ebrei dunque credono che Dio nella sua potenza può mettere accanto a lui Enoch, un uomo, notate, non ebreo, Mosè, il fondatore del popolo di Dio, il datore della legge, Elia, il profeta per eccellenza, simbolo di tutti i profeti. Di costoro si dice che vivono con Dio. Notate che è molto importante questo discorso che vi faccio. Il mio rabbi a Gerusalemme, che era un rabbi ebreo molto sapiente e che aveva molto simpatia però per il cristianesimo, oltre che per me, e che mi ammise a una yeshiva, ciò che è mai successo che un cattolico entri in una yeshiva ebraica a imparare la Bibbia, lui diceva riguardo alla resurrezione di Gesù: ma se Dio ha chiamato in cielo Elia, ha chiamato in cielo Mosè, perché non Gesù? Notate, non era un cristiano, ma per dirvi una mentalità ebraica come si muove. L'averli portati in cielo mostra che li ha messi nella vita del regno, nella vita di Dio, partecipano della vita, non sono più soggetti alla morte. Ed è all'interno di questo clima, quando ormai siamo alle soglie del Nuovo Testamento però, anzi, per essere molto chiaro, siamo fuori del Nuovo dell'Antico Testamento riconosciuto dagli ebrei. In alcuni libri che non fanno parte della Bibbia ebraica, anche se sono entrati nella Bibbia cristiana, come il libro dei Maccabei, si comincia a parlare di resurrezione. Nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7, è un libro scritto pochi decenni prima di Gesù, si parla del martirio di quei sette fratelli, i fratelli Maccabei e della madre, che vengono uccisi, perseguitati per la fede dagli ellenisti, dai greci che si erano impadroniti con l'impero di Alessandro Magno di tutto l'Oriente e volevano imporre soltanto il culto pagano di Zeus. Ebbene, costoro dicono: noi andiamo al martirio, ma siamo sicuri che ci sarà la resurrezione. È la prima dichiarazione forte, detta in ambito ebraico, di un credo nella resurrezione. È la novità, per la prima volta. E certo il martirio ha aiutato molto la formazione di questa idea, insieme
alla visione di persone giuste, noi diremmo nel nostro linguaggio sante, che sono morte e che per la gente erano persone che dovevano andare con Dio. Non era possibile che persone così morissero. Che gli empi muoiano e dormano per l'eternità va bene. Ma chi è giusto? Chi è stato buono? È possibile che non sia con Dio? Ecco allora come si è formata la possibilità della resurrezione in Israele. E vi hanno aderito significativamente un movimento nato in quel tempo, i farisei. I farisei sono un movimento, attenzione, di gente pia, sono un po' come Comunione e Liberazione. Gente estremamente convinta, gente estremamente osservante, che non hanno lo stesso credo dei sacerdoti. I sacerdoti al Tempio riconoscono solo la Torah e nella Torah non si parla di resurrezione, quindi i sacerdoti, i sadducei non credono alla resurrezione. C'è una polemica anche con Gesù nei Vangeli, avete presente, quando i sadducei dicono a Gesù: ma non c'è la resurrezione, come ci può essere? E gli presentano il caso di quella donna che aveva sposato 7 uomini, che erano morti tutti, e di là cosa avrà? 7 mariti, gli dicono, per dirgli: ma tu stai dicendo che la resurrezione è improponibile, non sta insieme. E Gesù gli dice: voi non capite le scritture, voi proprio che le studiate non capite, siete ignoranti e non credete alla potenza di Dio. Perché il nostro Dio è un Dio dei vivi, non dei morti. E poi significativamente dice: ma non avete letto nella scrittura, quando Mosè incontrò Dio al roveto ardente e gli disse che è il Dio dei vivi, non dei morti. Esegesi audace di Gesù, che colloca addirittura la resurrezione dei morti nella grande manifestazione di Dio a Mosè, 12 secoli prima, quando Dio si mostra nel roveto ardente sul monte Sinai. Essendosi mostrato come Dio dei vivi, già in quello era contenuto l'annuncio della resurrezione, anche se Israele non l'aveva recepito. Ecco dunque che in Israele si fa strada, che c'è una vita oltre la morte. Attenzione, dovete fare uno sforzo e non pensare a Israele, il popolo di Israele, la fede giudaica, come sovente pensate alla fede cristiana. Che noi pensiamo alla fede cristiana univoca, unica. No, gli ebrei erano molto plurali. Cioè gli ebrei hanno la capacità di stare insieme, sadducei e farisei, pur avendo 2 credi molto diversi. Stanno insieme gli Esseni e i monaci di Qumran. C'è una pluralità consentita all'interno dell'ebraismo che il cristianesimo, poi il cattolicesimo, è sempre stato incapace di vivere e di sopportare, perché è malato il cattolicesimo di uniformità, tutti uguali, tutti ubbidienti semplicemente a Roma in una sola forma. Meno male che questo castello si sta spezzando per sempre. Perché ci vuole la comunione plurale, di diversità, non la comunione di persone uguali. E allora, a quel tempo di Gesù ci sono tante manifestazioni di fede. Se volete, ci sono tante spiritualità. Ma c'è una fede, un solo Dio,
e questo basta per dare l'unità al popolo. Dunque, siamo giunti alle soglie del Nuovo Testamento e nel popolo giudaico ci sono alcuni, come i farisei, che credono alla resurrezione, che credono che c'è un'altra vita, ma non come sbocco umano, ma qualcosa che è operato dalla potenza di Dio. C'è come una nuova creazione, per cui si comincia a parlare di un nuovo cielo, di una nuova terra, di una novità del popolo di Dio, di una novità dell'umanità. Certo, non pensate che ci sia una dottrina sistematica come avverrà nella Chiesa Cattolica nel Medioevo, con paradiso, inferno, purgatorio, vari reparti. No, niente di tutto questo. Regna anche un gran silenzio. Si dice solo che c'è una vita al di là, in cui i giusti staranno con Dio e i malvagi non avranno vita. Non conosceranno questa vita in pienezza, non conosceranno lo shalom, la pace che non è quiete, ma che è vita piena, vita piena. Ed è in questo contesto che si manifesta anche Gesù con il suo ministero. Gesù crede alla resurrezione. Nei Vangeli c'è un'alta frequenza di parole di Gesù che dichiarano la resurrezione dai morti. D'altronde Gesù era discepolo del Battista. La sua formazione dall'adolescenza alla maturità, quando ha iniziato a predicare, è avvenuta in quei movimenti che stavano attorno al Mar Morto e al Giordano, come Qumran. Non sappiamo noi bene, c'erano molte comunità. Ma è là che Gesù si è formato, là ha imparato a leggere la scrittura. Giovanni Battista era il suo maestro. E in quel contesto si credeva alla resurrezione. Ecco perché voi non trovate nei Vangeli certamente una dottrina sistemica sulla resurrezione, ma trovate parole e atti. Vi ricordo gli atti. Gesù, tra i segni messianici che compie, compie quelli di far risorgere i morti. Dal figlio della vedova di Nain alla resurrezione di Lazzaro, Gesù porta la vita dove c'è la morte. È chiaro che qui la nostra formazione intellettuale e culturale in noi porta molti interrogativi. Ma veramente sono state resurrezioni?
Veramente Lazzaro era morto da 3 giorni? Veramente Gesù ha risuscitato quei morti di cui ci parla il Vangelo? Per noi è difficile credere questo. E certamente ci volgiamo piuttosto a una simbolica in cui diciamo che Gesù ha messo vita dove c'era morte. E questo c'è più facile crederlo. Però le testimonianze in quel tempo ci sono. D'altronde Gesù non ha risuscitato tutti i morti, non ha guarito tutti i ciechi, non ha guarito tutti i muti, ha fatto dei segni qua e là. Certamente oggi tutti ammettono che ci sono persone che hanno dentro di loro delle energie. Queste le ammette anche la scienza, e le ammettono anche molti che non sono credenti. Noi umani a volte siamo dotati di energie spirituali, interiori, forti, le quali possono agire, e possono agire nel bene e nel male. Possono essere benedizione e maledizione. E certamente in certi contesti ci sono persone che riescono a portare vita dove ce n'è poca o dove c'è morte, a portare salute dove c'è la malattia, a portare consolazione dove c'è disperazione. Sono energie che noi non possiamo controllare, ma di cui credo alcuni di noi hanno fatto esperienza nella vita e non possono negare questa esperienza. Gesù certamente era una persona carismatica, munita di certe forze. D'altronde lo sapete, se voi andate in India e percorrete l'India, voi trovate alcune di queste persone che hanno queste forze interiori e che hanno capacità di guarigione, che hanno capacità veramente molto forti, quasi di operare miracoli come Gesù. Questo avviene, vedete. Non è neanche che debba sempre essere una manifestazione che porta il segno cristiano. È la realtà di uomini che hanno delle energie. Certo, l'esperienza che hanno fatto i discepoli e i testimoni è che Gesù aveva questa capacità che quando incontrava le persone portava vita dove c'era morte, portava gioia dove c'era tristezza, portava saldezza dove c'erano dubbi e incertezza. Questa è l'esperienza che è stata fatta. Nei Vangeli questi racconti di resurrezione, come la resurrezione di Lazzaro, certamente non vogliono dimostrare o dire che Gesù faceva miracoli. Giovanni lo dice chiaramente. Innanzitutto non li chiama mai miracoli, li chiama segni. Sei meglio o non sei meglio. Segni ambigui. Quando c'è un segno uno capisce una cosa, uno capisce l'altra. E nella sua libertà. E Gesù operava questi segni come già facevano i profeti. Che non tutti capivano,
ma alcuni capivano. Ed è proprio che con questi segni che Gesù mostrava la sua messianicità. Erano i segni messianici per eccellenza. Avete presente d'altronde la missione del servo in Isaia? È venuto per portare la vista ai ciechi, per sciogliere la lingua ai muti, per far camminare gli zoppi, per far uscire dalla prigione i prigionieri, per richiamare dall'esilio gli esiliati, per richiamare dai morti quelli che erano morti. Questi racconti comunque ci testimoniano una cosa, per me la più importante, è che Gesù ha lottato tutta la vita con la morte. Lottava con la morte. Questi racconti in cui lui ha dato la resurrezione, ma come l'aveva data Eliseo, come l'aveva data altri profeti, come la darà dopo di lui Paolo, ce lo racconta gli Atti degli Apostoli, ripetendo sempre alla fin fine gli stessi gesti, ma sono segni. Per dire che Dio non vuole la morte, che Dio vuol vincere la morte. E in Gesù erano una profezia che lui avrebbe vinto la morte. Questo è davvero molto importante. Gesù e con la parola e con le azioni combatteva, resisteva alla morte. E vedete, anche la nostra vita dovrebbe essere un far arretrare Satana, il che significa un far arretrare la morte. Se pensiamo in radice a che cos'è l'azione del cristiano, il cristiano deve far regnare la vita dove c'è la morte. Non gli spetta altro. È proprio nell'incontro con l'altro. Ma vedete, già nel quotidiano, se voi incontrate una persona, voi siete cristiani, se voi a quella persona nell'incontro sapete aumentare la vita. Se voi non sapete aumentare la vita a quella persona, voi mancate nella vostra missione cristiana. Aumentare la vita. Io vi dico la verità, l'unica domanda che mi faccio alla sera come esame di coscienza, perché sono fatto alla, metà, alla vecchia maniera e continuo a farmi l'esame di coscienza anche 81 anni prima di addormentarmi, quando prego, non faccio l'esame della coscienza della lista dei peccati, come mi hanno insegnato. Vi faccio una domanda alle persone che hai incontrato. Hai dato vita o no? Il che significa? Hai aumentato la loro fiducia con le tue parole, col tuo atteggiamento? Sì o no? Le hai rattristate? Il che significa gli hai tolto la vita, gli hai fatto del male, ancora peggio. Ma la vita cristiana è una vita contro la morte. La morte regna in mille maniere, dalla malattia alla tristezza, alla depressione, alla difficoltà che c'è nel mestiere di vivere. E il nostro compito è far arretrare la morte, far vivere, aumentare la vita delle persone, a cominciare da quelli che ci stanno attorno. Gesù ha fatto questo,
non attardiamoci a una curiosità di cronaca di vedere come ha fatto i miracoli. Sono i cretini che fanno questo, che quando con un dito si indica la luna guardano il dito e non guardano la luna. Andiamo all'essenziale. E l'essenziale è la lotta contro la morte, che è poi la lotta contro il male. Certamente Gesù ha parlato della propria morte e con la sua fede ha parlato del dopo la sua morte. Voi sapete che nei Vangeli sinottici, ci sono i cosiddetti annunci della passione. Cioè, nella salita verso Gerusalemme che Gesù fa, per tre volte annuncia la sua morte a Gerusalemme. Lo fa ripetendo le stesse cose, anche se in modo molto diverso. Cerco di darvi il brano. E cominciò a insegnar loro: il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose, essere riprovato dagli anziani e dai sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e dopo tre giorni risorgere. Qui siamo in Marco 8, ma la stessa cosa viene detta nel parallelo di Matteo, sempre con qualche variante, e poi viene ripetuto tre volte durante la salita a Gerusalemme. Notate bene, annuncia la sua passione, in cui precisa di essere condannato dal potere religioso dei sacerdoti, deve essere crocifisso, messo a morte e risorgere. Non tralascia mai risorgere il terzo giorno. Questo è l'annuncio della grande fede di Gesù. Gesù ha la fede che, essendo lui giusto, troverà la morte, è una morte addirittura vergognosa, ignominiosa, la morte di un crocifisso. E il crocifisso, voi sapete, per gli ebrei era il maledetto da Dio e dagli uomini. Gesù lo sa, fa la fine peggiore per poter essere in comunione col peggiore di noi, il più maledetto di noi. Chi di noi è il più maledetto? Quando scenderà agli inferi troverà Cristo accanto a sé, che lo ha preceduto e lo attende. Ma dopo tre giorni risorgere. Espressione questa profetica, espressione vaga, espressione che permette molte interpretazioni e che soprattutto si riferisce, state attenti, a tre tempi: un giorno, un giorno, un giorno.
Il giorno è quello della morte, l'altro giorno è quello del riposo e poi c'è il giorno della resurrezione. Uno è il giorno della sconfitta, del fallimento totale, l'altro è il giorno in cui tutto si fa evidente e poi c'è il giorno della vittoria sulla morte, l'intervento di Dio. Il profeta Osea, qualcuno di voi lo ricorda, dice che il Signore ci colpirà, ma dopo due giorni ci rialzerà e il terzo giorno ci farà rivivere. È una delle interpretazioni possibili, se voi volete, di questa concezione, questa credenza molto popolare che indicava soprattutto c'è il momento del dolore, del fallimento, c'è il momento dell'attesa, ma c'è il momento della risposta di Dio. D'altronde anche voi nella vostra vita lo conoscete, perché è venuto il giorno per tutti voi del fallimento, in cui sembrava che tutto cadesse, che le speranze fossero vane, il fallimento della vostra vita, la morte di una persona che era tutto per voi. È così. Caduta, attesa, ma alla fin fine la risposta di Dio che ci rialza, che ci fa ricominciare, che ci dà la forza di ripartire. Questo è l'andamento, secondo la Scrittura, di tutte le crisi, che dovrebbe far parte del nostro apparato di fede. Quando noi siamo nel buio più totale, fino all'inferno andiamo, restiamo lì in attesa. E restiamo in attesa, in silenzio, ma in attesa. Non siamo perduti per sempre. Occorre mettere in movimento l'attesa, occorre mettere in movimento la virtù della speranza. Quando la fede è venuta meno, perché la fede è stata sepolta dalla morte e dal fallimento. Ma resta la speranza. E il terzo giorno c'è la risposta. È il terzo tempo. Gesù era convinto di questo. Altre volte nell'Antico Testamento, come in Isaia, il servo sofferente, si dice semplicemente: dopo questo intimo tormento il mio servo vedrà la luce, Isaia 53. Ma vedete, l'andamento è sempre questo: la morte non è l'ultima parola, il dolore non è definitivo, il fallimento, la sconfitta non è per la morte. Dio è con noi e prima o poi ci risponde il terzo giorno. E così ha risposto a Gesù. E in fondo faccio adesso una breve sintesi di chiusura, poi oggi ripigliamo coi racconti pasquali, perché direi il nucleo dobbiamo ancora tutto vederlo e leggerlo insieme. Ma questo itinerario che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire quel che dicono i Vangeli, che il giusto, che è colui che ama e che ama all'estremo, avrà il fallimento, avrà la morte, avrà la sua discesa fino all'inferno, come Gesù. Lo diciamo nel credo.
discese all'inferno, fin là, con quel suo ateismo gridato sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche questo lui ha conosciuto. Ma vedete, in un ateismo in cui restava fedele al Padre e continuava a invocare il Padre quando il Padre non gli rispondeva. Il Padre gli aveva risposto al battesimo, tu sei mio figlio. Gli aveva risposto alla trasfigurazione, ecco il mio figlio amato. Sulla croce il Padre tace, lo abbandona totalmente al fallimento. E Gesù dunque sente questa distanza di Dio, è senza Dio, dunque in una condizione di ateismo. Ma resta fedele, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E subito dopo però passa il giorno dell'attesa e Dio non può permettere che questo giusto Gesù resti preda della morte. Lo dice anche Pietro all'interno della sua prima omelia negli Atti degli Apostoli. È un testo molto importante, purtroppo poco conosciuto, in cui Pietro dice: non era possibile che la morte trattenesse Gesù, e per questo Dio lo ha risuscitato dai morti e lo ha innalzato alla sua destra. Perché? Perché Gesù aveva amato fino alla fine e il suo amore non poteva andare perduto. Ecco, ci siamo finalmente al messaggio di Pasqua, il vero significato della Pasqua. Quello che purtroppo i credenti sovente non capiscono e non sanno. Il vero significato è che l'amore è eterno, non va perduto, che l'amore causa la resurrezione e che Gesù, avendo amato i suoi fino alla fine, fa sì che il Padre lo richiamasse dai morti, perché l'amore di Gesù non poteva andar perduto. E chiunque di noi nella sua vita ama fino all'estremo, non andrà perduto e conoscerà la resurrezione con Cristo. Questo è un messaggio, vedete, che può intrigare tutti, credenti e non credenti. Perché non è recitare la solita canzone cattolica che Gesù Cristo è risorto perché era figlio di Dio? Sarebbe un affare solo suo, che riguarda lui. Gesù è risorto perché è amato fino alla fine, all'estremo, dice Giovanni 13:1. E il suo amore non poteva andare perduto. Ecco perché l'impegno nostro nella vita è amare. Come vi dicevo, è lottare contro la morte. Perché allora noi conosciamo che Dio è amore. E questo Dio che è amore ci riporterà in vita dopo la morte. Ma tutto questo ha il fondamento sul fatto storico della resurrezione di Gesù, che oggi pomeriggio insieme considereremo. Allora arriviamo oggi a meditare il nucleo vero e proprio incandescente della nostra fede. Stamattina abbiamo fatto un percorso di preparazione per vedere come si situava. Ma oggi affronteremo l'evento della resurrezione di Gesù, il Signore nostro.
E comincio con il testo più antico. Voi sapete che i testi più antichi non sono i Vangeli. I Vangeli sono stati scritti tutti a partire dall'anno 70. Può darsi che Marco sia stato scritto tra il 65 e il 70. Quindi 35-40 anni dopo la morte di Gesù. Precedente a Marco e ai Vangeli che seguono, ci sono i testi di San Paolo. Non dimenticatevi mai che Paolo scrive, Paolo opera quando i Vangeli non sono ancora stati scritti né editi per la Chiesa. Nella Chiesa c'è una predicazione fatta dagli Apostoli, una predicazione orale, molto diversificata, certamente, molto di più di quanto noi possiamo sapere, anche perché tutte queste testimonianze orali sono andate certamente perdute e a noi sono giunte solo alcune testimonianze scritte più tardi dagli evangelisti. Certamente per noi la voce testimoniale più importante è quella di Paolo. E Paolo nel 52, all'inizio degli anni 50, difficile collocare con precisione l'anno, ma diciamo a 20 anni dalla morte di Gesù, scrive alla lettera di Corinto e gli ricorda quello che è già una specie di credo, di professione di fede. Perché è una formula molto precisa, costruita in maniera da poterla ricordare. È certamente qualcosa che le chiese di Paolo già recitavano quando si ritrovavano insieme nel giorno del Signore, il primo giorno della settimana, per una sinassi, un'assemblea. Paolo scrive: io vi notifico, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete ricevuto e nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se mantenete il Vangelo in questa forma in cui ve l'ho annunciato. Quindi vedete, il Vangelo è condensato in pochi versetti, ha una forma, vorrei dire, capitemi, è una formula di catechismo quasi per Paolo. E Paolo dice: io vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive, mentre alcuni sono già morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli altri apostoli. Infine, da ultimo,
apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono l'ultimo degli apostoli, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma avete sentito che quei versetti sono una formula? Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Cristo è stato sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Cristo è apparso a Cefa, poi ai dodici, poi apparso a 500 fratelli, poi è apparso a Giacomo e poi è apparso agli apostoli e infine apparve a me. Cosa ci dice questa formula? Ciò che la Chiesa cristiana crede a 20 anni dalla morte di Gesù. E notate, non solo la Chiesa di Gerusalemme o le chiese dei giudei. Qui sono ormai chiese formate da pagani, greci, che si erano convertiti al cristianesimo. Quindi Paolo attesta che Gesù è risuscitato il terzo giorno dalla morte, che per primo è apparso a Cefa, termine usato da Gesù per Pietro, noi traduciamo Pietro, ma in aramaico è Kefas, e quindi Paolo ricorda ancora il nome aramaico di Pietro, prima è apparso a Kefa e poi agli altri discepoli. Poi è apparso a Giacomo, quello che viene chiamato il fratello del Signore. Adesso non stiamo qui a perdere tempo se era fratello, se era cugino. La dizione nei Vangeli è fratello del Signore. Ed è colui, perché siamo in Oriente, siamo in un tempo ancora patriarcale e ohimè siamo in un tempo ancora familiare, la disgrazia più grande, in cui, siccome era parente, una volta che Gesù è morto e che Gesù è diventato famoso, è diventato lui il capo della Chiesa di Gerusalemme, se volete il vescovo di Gerusalemme. Morirà nel 62, questo è un dato storico che abbiamo da fonti anche non cristiane ma giudaiche, perché verrà buttato giù dalle mura del Tempio in un processo sommario fatto dal sommo sacerdote, che aizzerà la gente contro di lui, lo porteranno sulle mura del Tempio di Gerusalemme, lo butteranno nella valle del Cedron e lo finiranno lapidato. Comunque questo riflette un po' la Chiesa in quel momento. C'è certamente Pietro che rimane idealmente, se voi volete, colui che presiede la Chiesa, che fa? La roccia. Ci sono attorno a lui i discepoli, i dodici anzi, con precisione, quelli che storicamente erano il gruppo di Gesù. Poi è apparso a Giacomo ed è apparso agli apostoli, che qui è un termine che non indica i dodici, indica i missionari, gli inviati, che ormai erano molti, intorno agli anni 50-60, solcavano tutto il Mediterraneo e evangelizzavano facilmente. E poi Paolo però disse, infine apparve anche a me. Paolo si converte molto più tardi, lo sapete. Si converte anni dopo la morte di Gesù. Gesù l'ha mai conosciuto, l'ha mai visto.
che ogni probabilità non ne ha mai sentito parlare durante la vita. Però che lui dice è apparso anche a me. Vi dico questo sinteticamente perché comprendiate tre cose importanti. La prima, ormai c'è una tradizione ben precisa che dice che Gesù è risorto il terzo giorno e attenzione, io continuo a dire apparse perché qui c'è scritto apparse, me ne scuso perché in greco è sempre e fu visto. Attenzione, c'è una differenza, soprattutto per noi cattolici che abbiamo il vezzo delle apparizioni, capiamo subito le apparizioni alla maniera di tante Madonne. No, Gesù fu visto. E tutte le Bibbie serie traducono fu visto, non apparse. Non è mai apparso Gesù. Fu visto, che ha un altro accenno, e un altro accento, voi capite, fu visto, significa che chi l'ha incontrato ha visto Gesù. Non significa che Gesù sia andato lì a fare l'apparizione, e tantomeno come la Madonna di Montegorio. Erano seri a quel tempo. Dice la situazione della Chiesa, Pietro non è più a Gerusalemme, con ogni probabilità è a Antiochia, lo sappiamo da Paolo che l'ha incontrato là, ormai Pietro presiede la Chiesa anche dei pagani, la Chiesa dei Giudei la presiede invece Giacomo, fratello del Signore, quello che anche al concilio di Gerusalemme è il grande nemico di Paolo. Si scontrano Paolo e Giacomo e Pietro farà da mediatore e farà la comunione tra i due. Il concilio di Gerusalemme del 49, quindi siamo sempre in quegli anni. Seconda cosa però da ritenere, Paolo dice infine apparve anche a me. Ma allora che tipo di apparizioni sono? Perché se a Paolo è apparso anni dopo, non è più quel tipo di apparizione che noi quasi capiremmo dal Vangelo che Gesù ha fatto risorto prima dell'ascensione e di salire al cielo. Perché vedete, nel nostro immaginario, che è un immaginario molto modellato sulla liturgia, e la liturgia ha seguito Luca, noi festeggiamo Pasqua, l'abbiamo festeggiata, adesso stiamo aspettando 40 giorni, festeggeremo l'ascensione e poi dopo altri 10 giorni Pentecoste. Luca scandisce effettivamente così gli eventi, ma in Giovanni no, e negli altri evangelisti no. Ascensione e resurrezione coincidono, non c'è questo tempo intermedio delle apparizioni, mi capite? Quindi Paolo vanta di avere un'apparizione come gli altri perché non c'è nessun tempo intermedio, a un certo punto la fede permette di vedere Gesù risorto. Gliel'ha permessa a Cefa, gliel'ha permessa a Giacomo, gliel'ha permessa a Paolo tanti anni dopo. Questo è ciò che è importante di capire in questo testo. Ma noi abbiamo una fede talmente galoppante, io vorrei che voi, vorrei che io fossi capace di spiegarvelo e mi scuso se non sempre sono all'altezza, ma la fede cristiana è stata così galoppante che pochi anni dopo Paolo scrive una lettera ai Filippesi
siamo attorno all'anno 60, quindi comunque 30 anni dalla morte di Gesù, e in questa lettera, voi lo ricordate, si arriva a dire che Gesù Cristo, il quale aveva la natura divina, era in condizione divina, era Dio, non considerò con gelosia il suo essere Dio, la sua uguaglianza con Dio, ma si svuotò, perse le prerogative divine, le dimenticò per prendere la condizione di schiavo, diventando uguale a noi uomini e visto in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte in croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel suo nome ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e negli inferi, e ogni lingua della terra proclami che Gesù è Kyrios, è Signore, a gloria di Dio Padre. Una fede che mi domanda se abbiamo ancora noi. E questi, a 30 anni dalla morte di Gesù, proclamano la resurrezione e la sua glorificazione dicendo che era Dio, che era Dio che ha dimenticato le prerogative divine per farsi uomo, per stare tra di noi, vivere da schiavo fino alla morte in croce, e per questo Dio l'ha esaltato, altro termine per la resurrezione. Allora, questi sono i testi più antichi, dei Vangeli, che ci dicono come la fede pasquale era il nocciolo della comunità. E a un certo punto, quando gli evangelisti cercano di scrivere il Vangelo, devono certamente scrivere innanzitutto della passione, resurrezione di Gesù, che è il nucleo più importante, ed è per questo che è un racconto molto lungo rispetto al Vangelo. Se voi pigliate Marco sembra un Vangelo breve con un racconto di passione e resurrezione molto lungo. Ma ciò che è importante notare è che tutti i Vangeli, Marco, che è il primo, Matteo scritto attorno al 75, Luca scritto attorno all'80, Giovanni scritto attorno al 90, tutti testimoniano un evento preciso, il primo giorno della settimana, sarebbe a dire esattamente per noi, che oggi sappiamo il calcolo, essendo morto Gesù venerdì 7 aprile dell'anno 30, l'8 il sabato, il 10 è il primo giorno della settimana, quindi il 10 di aprile dell'anno 30, a un certo punto c'è l'evento che costituisce la fede cristiana. Ma già questo evento, che è testimoniato in maniera molto diversa. I Vangeli, state attenti, qui è importante, vedete, l'esercizio di una fede pensata, che è quella che si richiede a noi oggi, è che non abbiamo più una fede
infantile, ma che abbiamo una fede solida, che non viviamo più di incanto, di magico, di straordinario, di miracoloso, ma che viviamo di ciò che è la realtà. E che cosa ci dice qui l'intelligenza della Chiesa, che di fronte a dei Vangeli così diversi avrebbe dovuto dire no, ne scelgo uno e brucio tutti gli altri, perché altrimenti la gente si troverà in difficoltà. Perché c'è un fatto, ci sono i testimoni, voi sapete i testimoni che contano. Se voi in un processo portate i testimoni sono ciò che conta di più. Ma se i testimoni cambiano da Vangelo a Vangelo, voi vi verrebbe di dire, ma allora che racconto è questo? Non è vero. E c'è stato, notate bene, ve lo dico per curiosità, un certo Tazziano che diceva, facciamo un Vangelo solo, fondiamo i Vangeli da quattro in uno, la Chiesa dice che quello è il Vangelo canonico e togliamo tutte le difficoltà ai cristiani. No, le difficoltà ci sono, ma solo perché si arricchisca la nostra intelligenza e la realtà sia vista in tutta la sua profondità. E allora cosa troviamo? Vi leggo. Passato il sabato, Maria di Maddalena, Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo. E al mattino presto, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro al sorgere del sole. E dicevano tra loro, chi ci rotolerà via la pietra della porta del sepolcro? E guardando in su, osservavano che la pietra era già stata rotolata via, perché era molto grande. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, avvolto con una lunga veste bianca, e si spaventarono. Ma egli dice loro, non spaventatevi. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate e dite ai discepoli e a Pietro che li precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. E le donne uscite dal sepolcro fuggirono perché erano state prese da grande paura e stupore e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. E vorrei dirvi almeno una notizia. Il Vangelo di Marco si concludeva così. Qui era la fine. Non c'erano altri versetti. Ma era una fine talmente deludente, talmente triste, e se ne andarono e stettero zitte e avevano gran paura, che allora più tardi dei discepoli hanno pensato di fare un'aggiunta, hanno fatto un riassunto dagli altri Vangeli. Ora essendo risorto il mattino, il primo giorno della settimana, apparve prima Maria Maddalena e fa la sua. Ma non appartiene più al Vangelo scritto da Marco, pur essendo una parte canonica che la Chiesa legge. Marco, vi metto davanti, dice che erano Maria di Maddalena, questa donna vicinissima a Gesù, certamente molto amata da Gesù e che amava molto Gesù.
una donna che ha seguito sempre Gesù dalla Galilea in poi. Una povera donna a cui la storia della Chiesa gli ha messo addosso di tutto, poverina. Ha detto che era una puttana, che era sepentita, avete presente i quadri, non c'è da nessuna parte. Il Vangelo dice che era una donna da cui Gesù fece uscire 7 demoni. A quel tempo si pensava che tutti ne avessero almeno 5. Non era per nulla una donna di cattiva vita, ma sapete, quando c'è una donna di mezzo, se noi riusciamo a renderla di cattiva vita, siamo tutti più felici. E così ha fatto la povera Maddalena. Finalmente riscattata, che adesso voi sapete, Papa Francesco era già santa, ma gli ha aggiunto il titolo Apostola degli Apostoli. 2 anni fa, cose che magari non si sanno, ve lo dico con soddisfazione perché noi a Bose questo titolo l'avevamo messo nel 1973, festeggiandola. E quindi il Papa ci è venuto dietro, 50 anni dopo, ma ha fatto quel che avevamo fatto noi, Apostola degli Apostoli. Perché da questo Vangelo è lei che fa l'Apostola e che va a dire agli apostoli che Gesù è risorto. Paolo, oimè, lui aveva la mente rabbinica, la testimonianza delle donne non contava. Quindi Cristo apparve a Cefa e poi ai discepoli, agli apostoli. Allora, donne niente. Se era certamente meno rabbino nella testa, avrebbe detto prima apparve a Maria Maddalena e alle donne, poi a Pietro. Vedete, neanche nel credo abbiamo messo al posto giusto le donne. Questo vi dice a che punto siamo. Ma quando prende il Vangelo Matteo, dice, ora dopo il sabato, al chiarore del primo giorno della settimana, vennero Maria Maddalena e l'altra Maria a guardare la tomba. 2 sole. Marco metteva anche Salome, qui no, Matteo ne mette 2. Poi Marco diceva che hanno comprato unguenti e che volevano ungere il corpo di Gesù. Matteo dice per guardare la tomba. Vedete, le differenze ci sono. Ed ecco, vi fu un grande terremoto e un angelo dal cielo sceso rotolò via la pietra e si mise a sedere sulla pietra. È l'icona che voi avete lì. Vedete un bell'angelone sulla pietra seduto e le donne al sepolcro. Ora il suo aspetto era come folgore, la sua veste bianca come la neve. Per paura di lui, i custodi furono scossi e divennero come morti. Ma prendendo la parola, l'angelo disse alla donna, non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risuscitato come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva, e presto, partite e dite ai suoi discepoli che è risuscitato dai morti e li precede in Galilea, là lo vedrete come ve l'ha detto. Ed esse, andate presto dal sepolcro con paura e gioia grande, corsero ad annunciare la notizia ai discepoli. In Marco sono state zitte per la paura. Qui corrono e vanno a annunciare la notizia. Vedete che ci sono differenze. Un giovinetto Marco. Qui un grande angelo sceso dal cielo in Matteo. Ma Luca dice diverso. Dice che tornate dal Calvario, dove Gesù era morto, prepararono aromi e profumi e il sabato riposarono
secondo il comandamento. Ora, il primo giorno della settimana, al mattino profondo, quindi non quando c'è l'alba, ma ancora buio, vennero al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, ma trovarono la pietra arrotolata via. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E avvenne che mentre erano in aporia, erano perplesse, in aporia, si dice in greco, in un vicolo chiuso, ecco due uomini accostarsi loro in vesti sfolgoranti. Essendosi impaurite e tenendo chinato il capo, quelli dissero: perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando ancora era in Galilea, dicendo: il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani dei peccatori, essere crocifisso e il terzo giorno risorgere. E si ricordarono delle sue parole e, ritornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e tutti gli altri. Se poi noi andiamo almeno un momento a Giovanni, ma lo conoscete forse meglio di tutti, e voi sapete che Giovanni 20 è ancora differente. Innanzitutto, ora il primo giorno della settimana, Maria Maddalena viene al mattino, quando era ancora buio. C'è lei sola ed è ancora buio, non è l'alba, e vede la pietra tolta dal sepolcro. Poi sta fuori presso il sepolcro, mentre dunque piange, si chinò verso il sepolcro e vede gli angeli in bianche vesti, seduti uno da una parte e uno dall'altra, dove era stato deposto Gesù. E le dicono: donna, perché piangi? Dice loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che stava là, ma non riconosceva che era Gesù. Le dice Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, credendo che fosse l'ortolano, gli dice: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo. Le dice Gesù: Maria! Ed essa, voltatesi, gli dice in ebraico: Rabbuni, mio maestro. Gesù le dice: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e dai miei, e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Adesso avete i quattro quadri. Avete visto, sono molto diversi. Tre donne, due donne, di nuovo tre donne, una donna sola. Un giovinetto, un angelo, due uomini, due angeli. Ma insomma, perché tutte queste cose differenti? Che testimoni sono che non sono concordi? Cosa hanno visto? Vedete, il racconto si presta a cose differenti. E poi, hanno taciuto o hanno parlato? Hanno avuto solo paura o, uscite dalla paura, si sono messe a gridare piene di gioia che Gesù era risorto? In ogni caso sono le prime testimoni della resurrezione, prima di Pietro,
prima di tutti i dodici e tanto più prima di Giacomo, degli Apostoli e di Paolo. Ma vedete, in questi racconti la Chiesa con intelligenza li ha lasciati differenti, perché capiamo la resurrezione in modo diverso. In Marco, questo giovinetto, che non è un angelo, è semplicemente un messaggero rivelatore. Vedete, nella Bibbia Dio, quando è visto, Dio non appare mai, quando è visto, non pensate che si faccia vedere come vedete me adesso. È inutile. Dio è visto con gli occhi della fede, non a livello di ottica fisica, biologica. Nessuno ha mai visto Dio, continua a dire la Bibbia. Tante volte si dice, ma Mosè ha visto Dio, Giacobbe ha visto Dio, però la Bibbia continua a dire chi vede Dio muore, e nessuno ha mai visto Dio. E Giovanni nel prologo dice, Gesù, Dio, nessuno l'ha mai visto. Non solo, Dio non parla mica la nostra lingua. Pensate che se io vedessi Dio mi parla in italiano? È come se parlasse ebraico con gli ebrei. Veramente, credere queste cose è infantile. Dio parla col linguaggio del cuore, parla con un linguaggio della coscienza. Non è un linguaggio articolato, non è una nostra lingua. E di solito gli ebrei hanno trovato la maniera di dire che Dio dà un messaggio tramite un interprete, o se volete un messaggero. D'altronde voi sapete che angelo significa messaggero, non significa altro, colui che porta un messaggio. Ecco allora che quando noi troviamo all'interno sempre delle scritture un angelo, è l'angelo interprete, è un intervento di Dio sulla coscienza del credente cui Dio parla, che gli permette di sentire la voce di Dio autentica dentro il suo cuore, dentro il suo intimo, dentro la sua coscienza. Potrei andare agli estremi e dirvi che quell'angelo, noi cristiani dovremmo chiamarlo lo Spirito Santo, che mi permette di capire tra tante voci della mia coscienza qual è la voce di Dio. E allora diventa molto bella questa costruzione di racconto che hanno fatto gli evangelisti così diversi. Perché avevano dei messaggi da trasmettere diversi. Matteo vuole dirci che la resurrezione è uno degli eventi escatologici. Infatti lui dice che in quel momento si aprono le tombe e che molti entrano in Gerusalemme redivivi. È una specie di apertura finale. Non solo Cristo risorge, ma risorgono con lui i morti. È un evento escatologico. Matteo dice c'è un gran terremoto, la pietra viene scossa e viene via. Come in quelle descrizioni apocalittiche che Gesù faceva della fine del mondo. Allora i cieli saranno sconvolti, la luna non darà più la sua luce, cadranno le stelle dal cielo. Matteo ha questa intenzione
che noi cristiani capiamo che la resurrezione vi parteciperemo e ci saremo alla fine del mondo, e che la resurrezione di Gesù è una primizia escatologica, è già un'apocalisse, e noi credendo entriamo nel movimento di questa apocalisse che si fa nella storia. Per Luca è meraviglioso, perché Luca, mettendo due uomini, aveva messo due uomini nella trasfigurazione, ed ecco apparire due uomini accanto a Gesù. Erano Mosè ed Elia, che spiegavano a Gesù la necessità della sua morte che doveva avvenire a Gerusalemme. Tornano qui. Luca non lo dice, ma spera che i cristiani siano intelligenti. Questi due uomini sono Mosè e Elia, sono l'Antico Testamento, la legge e i profeti. Infatti, notate bene che questi due uomini, è significativo, dicono: ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo, cioè uno dei tre annunci che vi ho ricordato stamattina. È importante. Quindi, letture diverse della resurrezione per farci capire che la resurrezione noi ci dobbiamo credere come evento scatologico, come evento che le scritture ci fanno credere, e per Luca è molto importante. Vi faccio un esempio. Vi ricordate quel racconto di Gesù sul ricco e il povero Lazzaro? In cui il ricco a un certo punto nell'inferno ha sete e dice: ti prego, manda qualcuno dai miei fratelli a dire che si convertano. Se vedono uno risorto dai morti come Lazzaro, certamente crederanno. E Abramo risponde: no, hanno la legge e i profeti. Se non credono alla legge e i profeti, non credono neanche vedendo uno risorto dai morti. Non è vedendo uno risorto dai morti che si crede, ma è credendo che si vede uno risorto dai morti. Ecco Luca, con la forza che tutto il suo Vangelo ci tiene, e ai discepoli di Emmaus cosa dirà? E a cominciare da Mosè, dai profeti e dai salmi, disse tutto ciò che lo riguardava. Allora bruciava il cuore ai due discepoli di Emmaus, e quando poi ha spezzato il pane l'hanno riconosciuto, ma sparì subito dalla loro vista. Quindi vedete come la resurrezione di Gesù, raccontata in modo diverso, è per farci capire che le donne, Maria di Magdala, Pietro, gli apostoli, non hanno avuto apparizioni nel senso che diciamo noi. Hanno visto il Signore con gli occhi della fede, aiutati dalle scritture e dalla venuta dello Spirito Santo, l'interprete, colui che rende comprensibili le scritture e ci permette di accedere alla fede, rappresentato dagli angeli, rappresentato da Mosè e Elia, le scritture stesse che contengono la potenza dello Spirito Santo. Ecco perché la resurrezione è credibile, ecco perché Gesù dirà, l'avete sentito nell'omelia di oggi, a Tommaso: beati quelli che credono senza aver visto. Non è aver visto l'apparizione che fa credere. Ed è molto bello nel Vangelo di oggi, dell'apparizione 8 giorni dopo, che Gesù a Tommaso
State attenti perché lì ci sono tanti cretini che predicano che sono troppi nella Chiesa. Ho letto un commento di uno stupido superficiale, anche se va per la maggiore del Vangelo oggi, che dice Tommaso pianin pianino, mettendo la mano nel costato e tenendo i tessuti a capo. Tommaso non mette la mano. Tommaso non ha toccato niente. Gli ha detto metti la mano, ma gli ha fatto vedere, e quando Tommaso ha visto i segni dell'amore, le ferite, Tommaso si è inginocchiato, ha creduto, non ha messo il dito. Ma voi pensate che mettendo il dito tra una costola e il muscolo del cuore avrebbe creduto? Ma chi la narriamo? Non c'è scritto nel Vangelo. E per fortuna chi ha pubblicato l'articolo è un uomo intelligente, tra parentesi ha messo, ma questo nel Vangelo non c'è scritto, punto esclamativo. Ho detto meno male, non l'avrei corretto io, anche se è un eminente padre gesuita. Non si può. Il Vangelo dice che Gesù ha presentato le mani, il costato, e a vedere i segni dell'amore Gesù non era certo il Gesù di Nazareth, perché l'avrebbero conosciuti, non aveva più quei sembianti, se era biondo non era più biondo, se aveva la barba non l'aveva forse più, era un'altra figura. Mio Signore, mio Dio, notate, è la più grande confessione di fede nel Nuovo Testamento. Da nessuna parte si dice chiaramente che Gesù è Dio. Voi non la trovate in nessun scritto, né nei Vangeli né di Paolo. Si dice figlio di Dio, altre locuzioni, ma che Gesù è Dio è solo qui Tommaso, inginocchiato davanti, mio Kyrios e mio Theos, mio Dio. Beati quelli che hanno creduto senza avere visto. E vedete, ciò che ha convertito Tommaso sono state le ferite. E lì non posso non raccontarvi una delle cose più belle che ho imparato da piccolo, ma che molti di voi, se sono piemontesi, la sanno. Forse quelli fuori dal Piemonte non la sanno. In Piemonte è molto venerato, almeno un tempo adesso, non sanno più chi sia, San Martino. Perché San Martino era un santo, non solo quello che ha dato il mantello al povero, ma era quello che segnava nella vita della campagna la fine dell'anno agricolo. Era un giorno triste, di pianto, perché era il giorno in cui i mezzadri dovevano andare via e andare a trovare un'altra cascina in altri paesi. Me lo ricordo come uno dei giorni più tristi. 2-3 anni a scuola, facevamo amicizia con i figli e poi veniva un San Martino, finiva i contratti, quel giorno preparavano i carri dei buoi, mettevano sopra i comodini, i letti, i mobili e partivano mentre noi li salutavamo. E San Martino era il protettore. Ma di San Martino c'è una cosa straordinaria. Nella vita che scrive Sulpicio Severo su di lui, oltre che l'episodio del mantello che tutti sanno, no? Che ha tagliato il mantello dando metà al povero, per questo è il famoso San Martino. Si dice che un giorno ebbe una visione e gli apparve un essere luminoso davanti, pieno di luce. Aveva tutte le sembianze del Signore, pieno di luce. Ma San Martino, che è un uomo santo e ha il discernimento, lo guarda.
e gli dice: mi fai vedere per favore le tue mani e i tuoi piedi? E quell'essere di luce glieli fa vedere, e San Martino gli dice: non vedo le ferite che tu hai sofferto, puoi solo essere il demonio, va via Satana, e la visione si dissolve. Perché vedete, Gesù porta i segni della passione sempre, quelli sono i segni del riconoscimento di Gesù. Non sono la gloria. Io vorrei concludere, ma che non vi sembri polemico, spero, però la verità va detta. Non so se avete mai pensato, Gesù qui non appare, appare il giovinetto, appaiono gli interpreti, però in Giovanni appare Gesù come un ortolano, cioè un contadino che fa l'orto. Avrà avuto con improbabilità la vanga nelle mani, c'è un bel dipinto fiammingo di Gesù che appare alla Maddalena e tiene la vanga così, una meraviglia. Gesù ortolano che faceva l'orto, la cosa più bella che ci sia. Ma poi secondo gli altri Vangeli, quando Gesù si presenta sul lago, è vestito come un pescatore, ha le sembianze di un pescatore, lo sapete, almeno la canzone di De André ha reso pubblico che c'era un pescatore. A quelli di Emmaus era un viandante, un pellegrino che camminava a piedi come loro verso sera. Ora, voi mai trovate nei Vangeli un Gesù il quale sia apparso alla gente, agli altri, in sembianze di splendore, di luce, di gloria? Mai! Provatemi a dire una volta. La trasfigurazione ai tre e basta, e gli ha vietato di parlarne fin dopo la morte, altrimenti mai, tutto in lui era umanissimo e lui è stato lontano da ogni straordinario. Io penso alle religioni, se dovessero raccontare di Gesù risorto, ma non solo le religioni, mi verrebbe in mente tanti nostrani cattolici. Come lo vedi Gesù risorto? Oh, tanta luce, una raggiera senza fine sulla testa, sette aureole, dei piviali che non finiscono più, delle porpore lucenti, degli ori dovunque. Sicuramente lo descriverebbero così: un ortolano, un pescatore, un viandante. Guardate che questo dovremmo pensarci nella Chiesa, perché pazienza nella liturgia, capisco che nella liturgia uno, cessando di essere XY, debba mettersi dei vestiti per ricordare che altro. Ma quando vanno in giro con la, non nella liturgia, vestiti di porpora o che, ma che effetto mi fanno? Mi fanno pena. Ma non si ricordano che neanche Gesù risorto ha messo la porpora, e che la porpora la usava Enrico Epulone, ed è il mantello della grande prostituta Babilonia, secondo l'Apocalisse. Ma com'è possibile questa scena mondana di essere super uomini e uomini gloriosi, uomini che splendono, non ha nessun senso. Sembra che Gesù risorto non sia stato di magistero a nessuno.
E Gesù con quello certamente ci voleva dire: vuoi trovarmi come risorto nella tua vita? Mi puoi trovare come un ortolano. Mi puoi trovare come uno che sta per strada. Mi puoi trovare come una madre di famiglia, come un operaio o come un altro che fa la sua vita umana, semplicemente umana, e cerca di vivere come Enoch, torna stamattina, che vive camminando con Dio, nella giustizia, evitando di fare il male agli altri, e se può fa il bene e dà vita. Essere cristiani è solo questo, non immaginatevi, non ci sarà chiesto quanto culto abbiamo fatto di là, non ci sarà chiesto quante preghiere abbiamo fatto, ma nei rapporti con gli altri come siamo stati. E il Gesù risorto a questo grande magistero: cercami e mi troverai nell'ortolano, in un pescatore, in una persona semplice, dove meno te l'aspetti. Ma non dimenticare che dove c'è l'uomo e c'è la donna, lì c'è l'immagine di Dio, e se c'è l'immagine di Dio ci sono io risorto. Non andarmi a cercare tra i morti, cercami tra i viventi, è l'invito di Gesù. E concludo così. Buona Pasqua a tutti ancora, e ci rivedremo quando il Signore vorrà per un altro ritiro, un'altra occasione. State bene, che la Pasqua sia davvero gioiosa per tutti voi, un tempo in cui riuscite a vivere questa speranza che la morte non è l'ultima parola. Ci sarebbe adesso un grande discorso da fare, come risorgeremo noi, ma certamente le premesse le abbiamo messe, e ci sarà tempo per parlare anche della vita eterna, della resurrezione, come ho fatto nell'ultimo libro, che cosa c'è di là, e ho tentato di dire come balbetto che cosa c'è di là. Grazie a tutti, buona Pasqua. Grazie. Grazie.